Amen, gloria al nome del Signore. Vogliamo leggere un passo dalla parola di Dio? Vogliamo leggere nell'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 1, leggeremo solo un versetto della parola di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 29. Gloria a nome del Signore. Amen, il Signore sia lodato. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome di Dio per questa sua parola. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gloria al nome di Dio. Per questo meraviglioso testo, vedete che questo verso che noi abbiamo insieme considerato questa sera in realtà rappresenta il fulcro della buona novella, rappresenta il fulcro dell'Evangelo, rappresenta la base centrale di tutta quella che è la parola di Dio, l'agnello che toglie il peccato del mondo, Cristo Gesù il Signore. Gloria al nome di Dio. Ora, in questa parola che noi abbiamo insieme letto, in questo versetto, riscontriamo la grandezza del nostro Salvatore, l'immensità del nostro Gesù. Giovanni, dinanzi alla visione di Cristo, egli ebbe a dire: Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Sì, perché nella parola del Signore è scritto: In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo o nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Solo in Cristo, nel nome di Gesù, colui che ha offerto se stesso, io e te possiamo ottenere redenzione, possiamo essere salvati, possiamo accedere a quella via. Gloria al nome di Dio che ci porta al regno dei cieli. Ora, se noi osserviamo quello che stiamo vivendo, e in particolare nella ricorrenza di questa giornata che stiamo vivendo, noi possiamo dire che il mondo si ferma alla formalità, che il mondo si ferma alla superficie. I cristiani sono coloro che seguono Cristo, ma seguire Cristo significa andare nella profondità di ciò che riguarda il Signore, nella profondità delle cose di Dio. Ora, sicuramente oggi possiamo dire che il mondo sta festeggiando una ricorrenza, sta festeggiando una ricorrenza, la Pasqua. E da un punto di vista formale, superficiale, si festeggia un evento, diciamo così, che riguarda il popolo di Israele e che poi viene rivisitato e viene riallacciato al Nuovo Testamento nella figura di Cristo Gesù il Signore. Ma che significa Pasqua? Che cos'è in realtà questa ricorrenza, ma che cos'è più che altro questo messaggio particolare che l'uomo spesso dimentica e che non ricorda e che l'uomo spesso veramente non riesce a valutare effettivamente il senso stesso della Pasqua. Nella parola di Dio ad un certo punto è scritto: la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Ma cominciamo insomma a valutare, a vedere un po' che cosa è il significato di questa ricorrenza. Sapete, la Pasqua veniva festeggiata dagli israeliti nel ricordo di un evento particolare che li ha portati a passare oltre. Pasqua stessa significa passare oltre. E in questa ricorrenza veniva ricordato, celebrata la benevolenza di Dio, l'amore del Signore, la giustizia di Dio, nel fatto stesso che Dio ordinò nell'ultima piaga
del popolo di Israele in Egitto, ai figli suoi, al popolo eletto, al popolo di Israele, di mettere sulle porte il sangue dell'agnello, l'angelo dell'Eterno sarebbe passato per uccidere i primogeniti, ma egli, vedendo il sangue dell'agnello sulle porte, sarebbe passato oltre. In quel modo i figli del popolo di Israele sono stati risparmiati, perché l'angelo dell'Eterno, passando dinanzi a quelle abitazioni, vedendo il sangue sulle porte, egli passò oltre. In questo si manifesta la benevolenza, l'amore del Signore. O questo ricordo celebrato dal popolo di Israele nella commemorazione di quella liberazione che il Signore aveva dato a Israele, liberandolo dall'Egitto e facendolo passare oltre il Mar Rosso, lì dove c'era libertà e lì dove la schiavitù ormai era annullata. Da qui, nel Nuovo Testamento, c'è una figura importante, c'è una figura la più importante per l'essere umano, che deve essere considerata la vera Pasqua. Ora c'è la figura di Cristo Gesù il Signore, l'Iddio vivente e vero, sceso dal cielo, che ha immolato se stesso, che si è dato alla croce per l'umanità intera. E allora ecco che questa ricorrenza assume un valore specifico, assume un significato nuovo e preciso, un significato profondo che bisogna viverlo per poterlo comprendere pienamente. E allora Gesù viene identificato, ecco, nel testo che abbiamo letto anche, come l'agnello che toglie il peccato del mondo. Gloria al nome del Signore. E allora ecco che diventano realizzate le parole scritte nella parola di Dio, nella Bibbia: la nostra Pasqua, Cristo, è stata immolata. O Gesù, che alla vista Giovanni identifica come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, o Gesù, egli cammina in questo mondo, vive in questo mondo per poi immolarsi alla croce. Egli muore alla croce versando il suo sangue, risuscita dai morti, si eleva alla destra di Dio, vive per consentire di essere la Pasqua tutti i giorni della vita di coloro che lo realizzano nel proprio cuore. E allora Cristo in tal modo, ecco che viene riallacciato a quel simbolo, libera l'uomo dal peccato, libera l'uomo dalla schiavitù, fa in modo che l'uomo possa passare oltre, dalla schiavitù alla vita, dalla morte alla vita, da un modo di vivere ad un altro modo di vivere. Ecco che c'è il passaggio dal peccato alla redenzione, alla salvezza. Ecco che, gloria al nome del Signore, si realizza la resurrezione di Cristo. Si tocca con mano un Gesù vivente, non un Gesù appeso ad una croce, ma un Gesù che vive con noi ogni giorno della nostra vita. Ecco che la Pasqua assume il significato che Gesù vuole che assuma nella nostra vita, cioè il Salvatore, il Redentore, il Re dei Re, il Signore dei Signori, Gesù Cristo, che vive ogni giorno nella nostra vita. Allora qual è il problema? Bene, dinanzi a determinate ricorrenze, questa come altro, si viene meno nel significato profondo di questa ricorrenza, nel significato profondo, possiamo dire, della vera Pasqua, possiamo dire. Sì, perché il mondo reputa Gesù morto, risorto, ma questo è come se avvenisse una volta l'anno. Bene, la morte di Gesù è irripetibile, unica e perfetta. Gesù Cristo è resuscitato una volta e per sempre, ma egli può nascere nella tua vita e tu puoi vivere la sua resurrezione, tu puoi vivere
un Cristo vivente, un Cristo reale. Oh, tu puoi vivere una nuova vita in Gesù. È scritto nella parola del Signore, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che viviamo con Lui, sapendo che Cristo risuscitò dai morti e non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta e per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù il Signore. Questo è quello che noi dobbiamo realizzare, questo è quello che Dio vuole che nel nostro cuore sia realizzato, non una mera consuetudine, una mera abitudine, non la gozzoviglia o l'idolatria che si nasconde dietro una certa ricorrenza, non un ricordarsi di Gesù Cristo morto e risorto una volta l'anno, ma di vivere e realizzare Cristo nella propria vita ogni giorno della propria esistenza. E allora io voglio dire ciò che in realtà è scritto nella parola del Signore. Noi dobbiamo dire e realizzare ciò che è scritto nella parola di Dio e non altro. O coloro che sono seguaci di Cristo, non una religione, ma sono cristiani, seguaci dell'Iddio vivente, non vivono una ricorrenza, ma vivono la vita eterna. Coloro che sono seguaci del Re non vivono una festa, ma realizzano Gesù. Coloro che sono seguaci di Cristo o non vivono un'abitudine, ma vivono un'esperienza che si rinnova di giorno in giorno nella nostra vita. Allora, qual è l'applicazione pratica? Bene, se nell'ultima piaga, va bene, gli agnelli venivano uccisi e messi, diciamo, il loro sangue sulle porte affinché l'angelo dell'Eterno potesse andare oltre, ora ti dico che l'agnello di Dio, la parola del Signore te lo attesta, l'agnello di Dio è vivente. Gesù Cristo il Signore è vivente e il suo sangue può essere veramente, può scorrere nel tuo cuore o può invadere la tavola del tuo cuore e ti può consentire di andare oltre, dalla morte alla vita. Dalla morte spirituale ad una resurrezione reale con Cristo Gesù il Signore, ad una trasformazione e una rivoluzione del cuore, ad un cambiamento totale, ad un'esperienza di vita meravigliosa. Noi crediamo che Gesù, l'agnello di Dio, è vivente, non è morto. L'agnello di Dio è vivente. Gesù Cristo il Signore vive. Gloria al nome del Signore. Ed Egli vive nei cuori di quanti lo accettano. Egli vive, Egli è onnipresente. Egli, gloria al nome del Signore, può vivere anche nel tuo cuore. È scritto nella parola di Dio, abbiamo riposto speranza, va bene, non in un Dio morto, nel Dio vivente. Gloria al nome di Dio, nel Dio vivente scritto nella parola del Signore, che è il Salvatore di tutti gli uomini. Gloria a Dio. E come quel sangue fu messo sulle porte, il sangue di Cristo può lavare il tuo cuore, può lavare il tuo cuore e tu puoi passare a novità di vita, tu puoi passare veramente in una nuova vita con Cristo Gesù, essere riconciliato col Signore, perché quel sangue è il patto che permette a te di poter essere riconciliato con Dio. Ora è scritto nella parola del Signore che noi siamo stati avvicinati a Dio mediante il sangue di Cristo, e gloria al nome del Signore per l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Gloria al nome del Signore. Oh, Dio ha dato il privilegio al popolo di Israele di passare oltre, andare dal paese d'Egitto o oltre il Mar Rosso e di poter vivere
la libertà. Dio è colui che può spezzare ogni catena della tua vita e consentirti di non essere più schiavo del peccato, schiavo di tante cose che ormai stanno distruggendo la tua vita e la tua famiglia. Qual è la catena che ti tiene legato al mondo? Cristo la può spezzare e tu puoi vivere insieme a Lui, puoi vivere la gioia che ti può dare solo il Signore. In quell'attimo Israele era passato oltre, da una condizione era arrivata ad un'altra condizione e finalmente la pace invadeva il loro cuore. Non erano più schiavizzati, non erano più in un certo senso costretti, oppressi e soppressi, ma erano, fratelli cari nella grazia, amici che siete in ascolti, erano liberi, vivendo nella pace. Bene, Gesù lo può fare anche nella tua vita. Gesù lo può fare anche nella tua vita. Egli non solo ti trasforma, ma nel tuo cuore ti mette quel senso di libertà, di pace, di ristoro che solo Lui ti può dare. Io vi lascio la pace, scritto nella parola di Dio. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti, è scritto nella parola di Dio. Il Signore ti può dare quella pace che tu non riuscirai mai a trovare in nessun'altra parte del mondo. O non la puoi trovare negli amici, nei parenti, non la puoi trovare in nessun'altra parte, nel gioco o nel divertimento. Vedi, tutto attorno a noi si può ridurre, si è ridotto all'essenziale. Questo ci deve far capire che noi abbiamo bisogno dell'essenziale. E l'essenziale per la tua vita è Cristo Gesù il Signore. Far entrare Gesù nella propria vita significa ottenere pace, pienezza di un cuore che ormai risulta sconvolto e turbato dall'andamento della propria vita. Significa essere ristorati, significa essere veramente, gloria al nome di Dio, significa passare ed essere trasformati dal sangue di Cristo. O vuoi realizzare la vera Pasqua? Vuoi realizzare Gesù Cristo, colui che è stato immolato e che è risorto e che è vivente nella tua vita? Apri il tuo cuore, apri il tuo cuore. O tu che hai realizzato il Signore, permetti sempre al Signore di essere la tua Pasqua. Tu che hai realizzato il Signore, permetti sempre al Signore di vivere nella tua vita. O realizza e rinnova ogni giorno quel patto che Cristo ha stabilito per te. O la stessa cosa, tu che non hai realizzato il Signore, accettalo, accettalo nella tua vita e realizza non una ricorrenza, ma realizza Cristo Gesù, il vivente, il Redentore, il Salvatore. Gloria al nome del Signore, Dio ci benedica.